inizia questa sera il Sacro Triduo, nel quale è reso presente e si compie il mistero della Pasqua. In esso la Chiesa, attraverso i segni liturgici, si associa in intima comunione con Cristo, suo Sposo, che facendosi uomo ci raccoglie in unità, umiliandosi ci innalza, consegnandosi alla morte ci libera, soffrendo ci riscatta. Il Cardinale Arcivescovo ripeterà ora il gesto del Signore che nel corso dell'ultima cena volle chinarsi a lavare i piedi agli Apostoli, indicando la via del servizio ai fratelli come la condizione indispensabile per chi desidera essere suo discepolo. Durante il rito canteremo l'antifona e il Salmo 118, come indicato a pagina 3 del libretto. Non dovrò allora vergognarmi.
se avrò considerato tutti i tuoi comandi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Come potrà un giovane tenere pura sua via, osservando la tua parola? Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Preghiamo. Signore Gesù, che hai lavato i piedi ai tuoi discepoli, accogli l'umile servizio che per tuo comando compiamo e detergi dal nostro cuore ogni colpa, o misericordioso Figlio di Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.